testa a coda, ma insomma una squadra di medio alta classifica contro una delle ultime della graduatoria, sono incontri che storicamente si etichettano come difficilissimi, pericolosi, trappole, vere e proprie trappole. È così anche Fermana Dubbio? Basta vedere gli ultimi risultati della Fermana. Su 6 partite ha perso solo a Pontedera, in casa ha fermato la Torres, ha pareggiato altre partite, ha battuto anche una squadra, mi sfugge il nome, però ha vinto anche in casa. Con l'Arezzo o qualcuno ha vinto, ora mi ricordo. Però ultimamente, nelle ultime 6 partite ha fatto 5 risultati e poi ha perso a Pontedera, dove gli manca la mezza squadra. Che io ho visto anche la partita, prima di prendere il primo gol hanno avuto 3 o 4 palle gol clamorose loro. Perciò non ci aspetta. Poi noi. Vediamo Lorenzo che secondo. Poi noi dobbiamo stare attenti a queste partite, perché se non centriamo bene in campo con la testa giusta ci rimettiamo solo. Perciò dobbiamo interpretarla bene. Io è 2 o 3 giorni che gli sto dicendo che è la partita più difficile che possiamo trovare in questo momento, anche perché loro stanno cambiando totalmente squadra, non sappiamo con chi giocano loro, non sappiamo chi troviamo di fronte, non sappiamo una beata mazza, perché hanno preso 5-6 giocatori e poi ho letto di un difensore che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, perciò se arriva firma e può anche giocare, che mi sembra sia De Santis e del Taranto. Però noi dobbiamo guardare in casa nostra, dobbiamo fare una grande partita e poi vedere alla fine quello che siamo stati capaci di fare. Come stiamo? A me sembra che stiamo abbastanza bene, fisicamente, poi dipende tutto dall'atteggiamento, dalla testa con cui noi vogliamo fare le cose, l'entusiasmo con cui vogliamo entrare dentro a questa classifica, dipende parecchie cose, dipende da noi, al di là del valore dell'avversario, chiaramente noi dobbiamo cercare un risultato che per noi può essere importante, allunga la serie positiva, però in campo ci vanno anche gli altri, vediamo quello che saremo capaci di fare. La squadra però sta maturando dal punto di vista mentale, ha sempre fatto benino tranne Sassari, però proprio si vede quando entra in campo che ha un sembra più matura, ecco. Non so, forse stanno prendendo più coscienza anche dei propri mezzi, forse i risultati ti aiutano in questo senso, hanno vinto 3 partite di seguito, hanno pareggiato la terza partita in una settimana contro una buona squadra che si giocava secondo me tante cose, visto il loro atteggiamento. Non è da disprezzare nemmeno il punto, perché non eravamo brillanti e noi quando siamo poco brillanti viene fuori altri problemi. Noi la prerogativa di questa squadra secondo me è l'intensità, la voglia di proporsi, la voglia di fare. Se noi non siamo così è chiaro che diventiamo formidabili per tutto il girone. Se invece facciamo quello possiamo rompere le scatole a tutti. Adesso c'è una buona... un buon parco giocatori, no? Rispetto a 2 mesi fa non è neanche proponibile il paragone. E questo ti crea difficoltà avere giocatori, meglio averceli per poter scegliere, però può crearti qualche difficoltà, è una curiosità. Io ho avuto molto più numerose le rose, non mi ha mai creato nessun tipo di problema, perché poi c'è una forma di rispetto e di educazione, no? Io penso che quando la passi poi te ne vai fuori. Io penso che a tutti qui piace giocare, ora quanti siamo? 22, se dovesse andare via uno o due poi verrebbero reintegrati, no? Sì. Siamo un piano mercato, questo sì, sia sì. Chiaro, perché se esce uno deve entrare uno, se no stiamo così come siamo. A me non mi crea problemi, problemi al limite ce l'hanno i ragazzi, se pensano di giocare facilmente, se pensano di avere dualismo, se pensano che tutto gli sia dovuto. Io mi sembra un mese fa gli dissi anche che qui non contava più l'io ma il noi, perché è quello a cui io vado dietro. A me se c'è qualcuno che si mette davanti alla squadra io lo butto fuori e non lo faccio più giocare. Ma io lo dico prima, così lo capiscano, lo sanno già.
mi posso permettere di dire questo perché ragazzi già gliel'ho detto, c'è stato chi ha dimostrato una maturità incredibile dopo essere, perché è giusto che dopo una partita in cui te non giochi ti hanno il muso, sei arrabbiato, ce l'hai con la leva, a me mi sta bene, questo anch'io mi girava le scatole quando mi facevano giocare, no? Però poi ti devi fermare, devi dimostrare in campo, no, con le chiacchiere, con l'atteggiamento da bambini, quindi lasciano il tempo che trovano, onestamente. Ma ti ringrazio della risposta, Piero, ma dice oltre che numericamente è che qualitativamente adesso c'hai una buona materia umana, ecco, quindi scegliere, faccio un esempio, Giovanni invece che Antonio, se hai Giovanni forte e Antonio così forse sei più facilitato. Adesso Giovanni e Antonio sono forti. Io penso che come sempre contano gli allenamenti che devi fare, quello che va più forte, quello che si adatta meglio al compagno con cui lo vuoi far giocare, c'è 3.000 cose in una squadra, all'altezza. Qui tutti sottovalutano, no? A volte gli angoli contro, le punizioni laterali contro. Invece devi andare a vedere anche queste cose, la linea da chi è formata, 4 o 5 nanini, è un casino. L'angolo, devi alzare il livello, devi alzare la statura. Sono cose che nessuno ci va mai a vedere, perché in una formazione devi andare a vedere 3.000 cose. Con quanti ti difendi, dove si fa la zona, quest'altro. Non è facile così, dice io vabbè, li scelgo 11, come so solo? No, perché poi dopo ti devi andare a difendere sulle situazioni di gioco da fermo, c'è 3.000 cose. E proprio su questo dettaglio, su questo particolare, vorrei soffermare la tua attenzione sul fatto che la Fermana studia molto i calci piazzati. Studia molto, c'è anche chi li batte molto bene, c'è Giandonato, li caccia benissimo, gli angoli, le punizioni. Sono cose che sappiamo, cercheremo di fare il nostro meglio per fare qualcosa per evitare tutti i pericoli che ci possiamo evitare. Mister, si è parlato di mercato, no? 3 entrate e 4 uscite, compresa Frey, quella ultima con il Pro Vercelli, che va andata alla Pro Vercelli. Quindi adesso lei si è aspettato dal mercato o va bene così? No, io l'ho detto prima, se esce qualcuno che vuole andare via, viene sostituito, deve essere sostituito, perché ora inizia difficile, ora finito il mercato inizia il vero campionato della Serie C e sarà tosto fino alla fine, perciò dobbiamo essere competitivi anche numericamente, forse prima lo eravamo anche poco, perché eravamo pochi veramente, c'è successo di tutto, qui nessuno vuole dare la colpa a nessuno, ci mancherebbe altro. Però eravamo pochi, eravamo corti, c'è stato delle volte, l'abbiamo integrato con dei bambini che ancora non sono pronti, al di là di Digiani, no? Che ha statura, fisico, fiuto dei gol, poi anche lui ha fatto, purtroppo se li metti in un contesto quando ancora muscolarmente non sono a posto, fa fatica poi a gestire, perché te lavori a 2000, se il ragazzo fa fatica a tenere certi livelli di corsa, di agonismo, dobbiamo intervenire in qualche maniera. Ora ci staremo molto più attenti, al limite farà 2 allenamenti e poi lo fermeremo, ora con i preparatori faremo qualcosa. Perché sennò rischiamo sempre che lo portiamo al limite e poi ce lo giochiamo. Adesso è fermo. È rientrata la prossima settimana, spero un gruppo. Voglio chiedere anche un'altra cosa, perché all'inizio gennaio si è parlato molto di Darino Boulevardi, che lo volevano alcune squadre, tra cui la Avellino e la Casertana. Invece lei ha visto che gli ha dato anche la fascia capitano, quindi a questo punto resta o va via? Non ci voglio nemmeno entrare io in queste cose. Io dico che se uno vuole, se Bradi è a casa e c'ho un amico, mi faccio mettere anche per Real Madrid, poi bisogna vedere se quelli si vogliono veramente. Al di là del valore di Danilo deve fare una scelta lui, io non sono nessuno, io se lui sta qua lo piglio in considerazione. Se lui ha altre ambizioni, altre cose, altre aspettative, io non so nessuno per impedirgli, semmai è una società che dovrà andarci a parlare e fare le proprie valutazioni. Questo penso sia un dato di fatto un po' per tutti i giocatori nel mercato, no? Basta vedere anche quelli di Serie A, c'è chi vuole andare via, chi vuole rimanere, chi serve.
se andiamo dietro a queste cose diventa un problema. Tu ce l'hai la Vespa? No. Ho visto Mourinho, è arrivato a Roma con la Vespa, è ripartito con la Vespa. No, io spero di arrivare a Pasqua. Tanto mi mangio anche l'uovo, poi vediamo. Ho capito dove ti può arrivare Visca. Che il nostro duro, voleva arrivare dove vuole arrivare. Sì, ma in maniera buona. Sì, lo so, ognuno può dire che vuole, almeno con me si può dire che vuole. Parlando sempre proprio così, l'atteggiamento è giusto, insomma, questo uno va, uno entra, uno esce. Si parla anche di Portanova che è in scadenza di contratto e non sappiamo, hai notizie se la società gli ha rinnovato il contratto? No, se va via o se resta. No, idea, io di queste cose non mi interessa. Però c'è sempre un giudizio tecnico dopo. Beh, certo. Perciò lui può dire che vuole, può fare che vuole, certo. Il giocatore, le cose. Poi però c'è sempre un giudizio tecnico che dice no, io non lo faccio uscire, o sì lo faccio uscire, non me ne frega niente, certo. Preferisco gente in una maniera, gente in un'altra maniera, però secondo me in questo momento qui noi meno muoviamo meglio, certo. Tutto qui. Mister, torno sulla partita, da un paio d'anni il campo di Fermo è in condizioni un po'... non andate a campionati professionistici per quanto mi riguarda. Quanto può essere un fattore questo e l'avete preparata anche in questo senso in settimana? Settimana noi facciamo fatica anche noi a allenarsi, perché ultimamente piovendo il campo di qua, l'antistadio diventa fangoso, siamo andati sul sintetico, abbiamo cercato di lavorare per quello che si può lavorare. Poi io il campo di Fermo l'anno scorso, sì è vero, non era in condizioni ottimali, ma quest'anno vediamo, aspettiamo. Io ho visto un po' di partite, non mi sembrava così. All'inizio sì, il problema è che se ti ci fanno giocare anche le partite delle giovanili diventa un problema. Specialmente d'inverno dovrebbero un po' preservarlo, ma come ci giocano loro ci giochiamo noi, senza tante storie, senza tanti alibi, perché se adattano loro ci adattiamo noi, almeno io la vedo così. A me di queste cose qui mi interessa poco. Io vorrei chiedere un'ultima domanda, ovviamente lei non è la persona addetta per rispondere a questa domanda, però voglio sapere se ha saputo qualcosa, perché visto che si è parlato di strutture, il Guido ha una proroga fino al 30 gennaio per giocare ancora al Barbetti per un problema della copertura. È stata risolta la questione? Se lei sa qualcosa a riguardo oppure no? No, io proprio no. Io non sapevo nemmeno che ci avevano dato la proroga, sapevo che si doveva giocare e basta. Poi non so cose che onestamente mi interessano molto, c'è una società, ci penseranno loro. Ci manca solo di andare anche a giocare a campo neutro, così l'ho viste tutte in quest'anno e mezzo. Mentre il mister Signorini è pronto per giocare recuperando dal problema al ginocchio? Signorini è a disposizione, ci abbiamo da sostituire Pirrello. Io penso che stia bene, Andrea. Ha avuto questo problemino, ma non è niente di grave. Lui ogni tanto si deve fare questa cosa, si deve fare qualcosa, come giusto per se stesso anche, proprio per se stesso. Sì, spero di sì, spero stia bene, almeno fino adesso ha dimostrato che sta bene questa settimana. Spero che non succeda niente fino a... Anche l'altra volta ha avvertito il fastidio durante il riscaldamento. Ha avvertito il fastidio del riscaldamento. Però fino a quel momento era... È stato corretto. Che è sempre meglio che giochino le persone che stanno bene che uno che non sta benissimo. Almeno io la vedo così, poi ognuno... C'è della serie meglio un sommario sano che un cavallo zoppo. Sì, ora dagli sti sommari. Dai, ciao.